Buonasera a tutti i trader e a tutti gli investitori. Pietro Liglia, il nuovo appuntamento, quello del lunedì, quello dedicato a rubrica che riguarda l'indice mid cap e titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Come nostra abitudine, prima di andare a vedere nello specifico come si è conclusa, appunto, quali sono i titoli interessanti per la prossima ottava, cerchiamo di capire come si è conclusa l'ultima invece settimana sui principali mercati e azionari. Dobbiamo dire che è stata una settimana a doppia velocità, prima parte della settimana all'insegna dei prezzi di beneficio, seconda parte di settimana nuovamente al rialzo grazie alle attese positive da parte degli investitori e per quanto riguarda i colloqui tra USA e Cina in tema di dazi. E per quanto riguarda il nostro indice mid cap, più 0,92% il saldo settimanale e classico pullback che è da testare durante la settimana, l'ex resistenze ora supporti area 36.000 punti, ritorno negli acquisti 36.713 punti la chiusura dell'ottava. È stata aperta per un prossimo test rialzista in area 37.500 punti, che sono i top fatti registrare appunto dall'indice Mid Cap negli ultimi 3 mesi. Al ribasso, solamente con il ritorno sotto i 36.000 punti, avremo nuovi segnali di debolezza. Ricordo che sullo sfondo rimangono sempre presenti problemi riguardanti la politica, ovvero la Brexit, ma anche le preoccupazioni di un rallentamento dell'economia globale. Andiamo quindi a vedere nello specifico i titoli che abbiamo preso per questa settimana. Partiamo con il titolo Cattolica, ricordo titolo che ha rotto al rialzo le importanti resistenze poste sulla soglia degli 8 euro e a questo punto il titolo ha la strada aperta ad una prosecuzione, essendo uscito da questa ampia fase di trading range, per una prosecuzione degli acquisti fin verso area 8,35-8,40, ma a seguire la soglia dei 9 euro. Oltre al titolo Cattolica, ancora una volta entra nella nostra watch list titolo Mediaset perché ormai su attese su rumors e per un possibile consolidamento del settore televisivo in Europa sale con i prezzi che vanno a testare l'importante soglia psicologica dei 3 euro e attenzione perché oltre questi livelli il titolo potrebbe innescare ancora una volta e quindi dare prosecuzione al movimento rialzista che si è innescato durante il mese di dicembre in direzione delle prossime resistenze poste in area 3,4 3,20, ma a seguire avremmo i top del 2018, area 3,45. E oltre al titolo, quindi Mediaset, al titolo Cattolica Assicurazione, nella nostra watch list entra il titolo Xprivia, un titolo che durante l'ottava è stato uno dei titoli più interessanti, più 16%, grazie alla rottura di alcune importanti resistenze, come la soglia psicologica dell'euro. A questo punto il consiglio è quello di aspettare un classico pullback che riporti i prezzi in direzione appunto di avvicinarsi alla soglia dell'euro e dalla cui tenuta appunto potrebbe innescarsi una ripresa appunto degli acquisti con i primi target area 1,20 e a seguire 1,25 andando anche a rompere questo importante trend line di bassista che parte dai top del 2017 quando il titolo viaggiava oltre la soglia dell'1,8 euro. Quindi questi titoli che abbiamo scelto per questa ottava, ricordo, attenzione, la volatilità che può rimanere alta e ricordo che veniamo da e per quanto riguarda l'indice mid cap da 5 settimane consecutive al rialzo, possibile anche una fase di consolidamento prima di un ritorno appunto degli acquisti. Con questo è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, auguro buona giornata, buon trading, ci vediamo lunedì prossimo ancora una volta in mia compagnia. Grazie di tutto e alla prossima.